Eccoci, buonasera, siamo qui in collegamento per la diretta con Alessandra Izzo e con il suo bellissimo saggio She Rocks di Volo Libero Editori. Volevo prima di iniziare dirvi che prossimamente ci sarà una rassegna letteraria. Organizzata da me nelle prossime date di ottobre, il 16, il 23, il 30 e poi il 13 novembre. È una rassegna che si chiama Da donna a donna. Saranno ospiti delle autrici veramente preziose nel nostro panorama letterario. E ognuna di loro parlerà del proprio ultimo lavoro e parlerà anche di un'altra autrice a sua scelta. Quindi cercate anche sulla pagina della libreria Da Donna a Donna e mi raccomando, partecipate perché è un momento, secondo me, importante anche per ricordare tutte le scrittrici, le autrici che ci hanno preceduto e che ci hanno lasciato una grande eredità, non solo artistica ma anche morale. E allora sono qui con Alessandra Izzo. Alessandra, buonasera. E sono contentissima, di averti qui da Io Ci Sto e di presentare questo tuo ultimo lavoro. Allora, Alessandra è una persona poliedrica, posso dire, è una persona veramente vulcanica, piena di interessi. Non saprei se definirti giornalista, autrice, attrice, sei un po' tutto questo, possiamo dire. Tutto questo si avverte e si legge in tutto quello che fai. E io l'ho molto apprezzato in questo tuo ultimo lavoro. Questo lavoro di Alessandra è un saggio, ma è un saggio sui generis, in quanto è il suo sguardo personale, quindi è un po' a cavallo fra il saggio da parte, diciamo, di una giornalista musicale. E anche un pizzico di memoir perché raccoglie tutta una serie di ricordi e di aneddoti interessantissimi che Alessandra ha vissuto nel mondo della musica con grandissima esperienza e con grande competenza, ma soprattutto con grande passione. E questa passione si legge nel tuo lavoro. E anche posso dire, con una leggerezza che è una leggerezza apprezzabile, perché si può parlare seriamente di cose anche senza essere troppo seri, e quindi questo di te mi è sempre molto piaciuto. Il saggio praticamente è una narrazione degli anni d'oro della nostra musica. E di vari incontri che Alessandra ha avuto la fortuna di avere sulla sua strada, che hanno contribuito molto alla sua formazione, e anche dello sguardo di altre professioniste. E praticamente ha fatto anche questo gioco di squadra ed è una cosa molto bella perché ha raccolto attorno a sé delle voci che sono state delle voci storiche anche della radio, del giornalismo musicale, della critica, no? Delle voci che ci hanno accompagnato molto negli anni. È un racconto molto ritmato il tuo, perché è come la musica, esatto, perché è strutturato attraverso delle interviste, c'è tutta la parte, diciamo, tua personale che è molto ricca, anche con delle fotografie dei tuoi incontri, sono molto emozionanti, perché è bello, insomma, hai avuto veramente la fortuna di incontrare personaggi proprio
resteranno nella storia e nel cuore, no? Di tanti di noi, anche della nostra generazione, che hanno vissuto quel periodo di musica grandioso del rock. E, attraverso gli aneddoti che Alessandra ci racconta e attraverso lo sguardo delle professioniste che ha raccolto attorno a sé, ci dà uno spaccato femminile sul rock e non solo sul rock, perché attraverso le storie che raccontano anche molte altre professioniste si vede anche il valore e l'importanza della musica italiana e di tanta altra musica. Quindi questo è molto bello perché è come vedere in un quadro generale storico, no? Di memoria che ci ha accompagnato degli anni d'oro del rock e di tutta la musica, vedere anche dei piccoli quadri personali a cui poi noi leghiamo i ricordi particolari della nostra vita. E quindi come se fosse che ci ricorda Alessandra che la musica fa sempre parte della nostra vita, è una colonna sonora continua. Allora, io vorrei iniziare a chiederti innanzitutto come ti è nata l'idea di questo libro, quindi qual è stata la tua esigenza, e poi di dirmi le tue impressioni anche su come le altre professioniste hanno partecipato a questo tuo lavoro e quindi sono state coinvolte da te in questo, cioè che tipo di partecipazione e di emozione tu hai trovato nel fare questo lavoro insieme? Cambiamo la Noi cucina. cambiamo il cappuccetto. Esatto. Siamo in un periodo particolare, quindi dobbiamo giustamente preservarci. Innanzitutto grazie Francesca, grazie a voi di essere qui, grazie della bellissima introduzione che hai fatto. Allora, questo libro nasce in realtà con un intento ben preciso. Questo è il mio terzo libro. Ho fatto tutto un lavoro nell'ultimo anno e mezzo molto al femminile, quindi ho scritto per il teatro, come sai, ho scritto di donne, per le donne. Ho scritto questo libro per le donne, con delle donne, accompagnata dalle donne. E quindi, perché appunto, sì, io nasco negli anni 80 come attrice, conduttrice, ho fatto anche tanta televisione per la Rai, tante cose. Però poi a un certo punto, al ritorno dagli Stati Uniti, io nel 93-94 ho smesso e per un lunghissimo periodo mi sono presa, diciamo, il testino da giornalista e mi sono occupata appunto di giornalismo musicale e ufficio stampa, e devo dire sono stati 20 anni meravigliosi comunque anche quelli. Poi nel 2017, quindi circa 3-4 anni fa, insomma, erano cambiate un po' di cose e quindi sono ritornata. Nel frattempo io avevo già fatto altri due libri, avevo già iniziato a fare dei libri, però nel 2017 sono invece poi tornata a quello che in fondo era stato il mio primo lavoro, ovvero recitare proprio. Quindi mi occupo molto di teatro. Anche se quest'anno col Covid non so quanto ne potremo fare, comunque ci stiamo provando ad andare in scena assolutamente a fine novembre con una pièce teatrale dedicata appunto a un grosso personaggio della musica. Detto questo, ho dovuto fare questo piccolo cappello iniziale perché appunto uno dice questa fa tante cose, no, in realtà poi sono tutte cose, se ci pensi, poi molto legate in realtà, c'è un fil rouge, un filo conduttore. Dunque, io volevo parlare, mi è venuto in mente un giorno questa cosa, dico, ma perché nel mondo della musica, perché sentivo tante volte, no? Più che nel mondo diciamo in tutto il mondo in generale, un po' c'è questa, no, questa presenza maschile molto forte, ma come mai nella musica come dire, la presenza dei maschi è così massiccia degli uomini? E di donne che io conosco, ce ne sono tante che scrivono e scrivono molto bene, conducono molto bene, conoscono la musica molto bene, come mai non c'è mai, non si dà mai, come dire, modo di dare più spazio alle donne? Sono tantissime le persone che amano la musica, in fondo la musica è fatta per tutti, no? Per cui un giorno mi viene in mente, dico, quasi quasi scrivo questo libro, che nasce con un titolo che si chiamava Le signore del rock, con un sottotitolo.
E la mia casa editrice, che vorrei dire Volo Libero, grazie per averlo appunto citato già tu, è stata grandiosa perché c'è un team alle spalle. È una casa specializzata. Molto nella musica, loro sono a Milano, quindi nella patria della musica, perché è tutta lì l'industria italiana musicale. Lui, l'editore, viene dal mondo della musica e devo dire che si vede, e il suo team ha tirato fuori questa copertina che io trovo super rock, meravigliosa, e soprattutto mi disse: le signore del rock può essere una cosa che svia da quello che tu vuoi dire, mentre invece se tu vuoi far parlare le giornaliste donne della musica, che poi non parlano mai, allora dobbiamo trovare un'altra cosa. Nasce un titolo di notte, mi manda un messaggio: cosa ne pensi di She Rocks? Dico, beh, insomma, non potevo avere titolo migliore. Devo dire, mi è piaciuto molto. E quindi, diciamo, in questo piccolo libricino, che a cui sono molto affezionata però, ho parlato della mia storia, quindi io sono un po' una narratrice in questo caso del mondo della musica, anche se ho scritto per varie testate, che sono, insomma, ve le andate a cercare. Però, leggendo il libro, insomma, c'è una mini biografia, mi piaceva proprio sentire la voce di alcune donne, da Marinella Venegoni a Daniela Menta, a Crela Bendambi, adesso, anzi a questo punto le vorrei citare, perché sono tutte delle carissime donne, ma soprattutto delle donne meravigliose, grandissime professioni. Daniela Menta in ordine alfabetico: Eleonora Bagarotti, Clelia Bendambi, Patrizia De Rossi, Paola Gallo, Roberta Maiorano, Raffaella Mezzanzanica, Cristiana Paolini, Valeria Rusconi, Alessandra Sacchetta, Betty Senatore, Alba Solaro, Barbara Tomasino, Marinella Venegoni e Barbara Volpi. Allora, sono tutte delle donne che hanno un ruolo nel mondo della musica, chi più chi meno, cioè chi non conosce Marinella Venegoni, per dire, chi non conosce Alba Solaro, ma chi non conosce anche queste nuove, la Tomasino, la Bagarotti, la Menta, cioè sono tutte conosciute. Quindi voglio dire, chi più chi meno, ma al grande pubblico vengono sempre in mente quei 4-5 nomi di colleghi maschi che, per carità, stimatissimi, adorati, chapeau tutta la vita, come direbbe la Goggi ultimamente, che va molto questo chapeau. Però io mi sono scocciata un giorno e ho detto: basta, voglio far parlare le donne. Ecco come nasce She Rocks. Volevo parlare io della musica, ma non perché dobbiamo far sapere al mondo di quanto la Izzo ne se ne intende di musica, no, è anche perché ho fatto parlare molto anche le altre, come tu sai, proprio per dare, infatti alcune di loro, devo dire, anche insomma in maniera molto molto gentile, mi ha detto: oh boh, che bella idea che hai avuto, perché nessuno ci aveva pensato prima. E quindi questo è stato, diciamo, l'inizio di questo cammino. E poi appunto anche a teatro mi sono occupata molto di donne nell'ultimo anno e mezzo, 2 anni, e mi è piaciuta molto questa cosa. Poi insomma, se tu mi dici, vabbè, vai. È comodo, certo, è comodo, è igienico, dobbiamo rispettare le norme. Assolutamente. Sì, infatti la cosa bella, ecco, di questo lavoro è anche proprio questo mettere insieme, no, più donne nello sguardo proprio da professioniste, e quindi, come tu dicevi, poiché c'è sempre un po' questa difficoltà, ma non solo nel giornalismo, a un certo punto si evince leggendo che la difficoltà non è solo nel giornalismo, ma è anche proprio nel fare musica, perché non dimentichiamo che l'oggetto alla fine è la musica, no? E quindi questo problema della presenza femminile meno incisiva lo si vede anche poi nella musica, cioè per le donne importanti della nostra storia musicale, del rock, no? È stato forse molto più difficile farsi alla fine apprezzare, emergere e trovare quel posto. Se tu pensi, magari uno chiede, non so, quali sono i tuoi gruppi migliori, ti vengono sempre in mente i gruppi maschili, ma del resto io ho letto una frase che tu stessa dici, che mi ha fatto sorridere, che tu da ragazzina sognavi di diventare una specie di incrocio fra Lelio Luttazzi e Renzo Arbore. Cioè, avevi un po' questa... Adoravo Luttazzi tantissimo, poi con Renzo invece non lavoravo, alla fine. Quindi diciamo che...
culturalmente forse noi ci portiamo anche noi donne dentro ancora questo retaggio di questa presenza maschile, no? Anche come identificazione c'è, cioè, questa difficoltà. E quindi tu più volte, beh, in realtà, chiedi... Scusami se ti interrompo, non so se si sente uguale. Io ho citato loro perché sono sempre meno le donne. Aspetta. Ma si sente? Si sente bene, per la diretta. Se no te lo ricambio, Sì, come vuoi. Ok, sì. Te lo ricambio così, sì. E quindi in realtà, ecco, mi fa piacere se tu rispondi un po' in maniera più articolata su questo. Tu più volte ti chiedi e chiedi alle tue interlocutrici se il rock è maschio, cioè se il rock è testosterone e basta. E chiaramente è una domanda anche un po' provocatrice, un po', no? Perché in realtà il rock è tante cose, comprende tante cose, e quindi mi fa piacere se tu dici qualcosa di più su questo. Subito ti do il microfono spogliato. Spogliato, vai. Dove stiamo di rosso, aiutami qui, grazie. Voilà. Sì, grazie. No, volevo dire che appunto, per riprendere il discorso, diciamo che io penso un po' come tutti, ho menzionato soprattutto Lelio Luttazzi, era un artista che amavo tantissimo, poi appunto chi è che non si ricorda la sua Hit Parade, che era una cosa meravigliosa, no? Ma molti pensavano che fosse soltanto uno che faceva sta roba qui, era invece un autore veramente straordinario, che ha scritto musica per tutti, per Mina, per chiunque. Però questa cosa mi è venuta in mente perché, proprio per il fatto che anche all'epoca mancavano i riferimenti femminili. E questa cosa quindi è normale, che giustamente, come dici tu, anche noi siamo cresciute con questa cosa. Grazie al cielo, sì, davanti abbiamo fatto un po' di battaglie, un po' di lotte, quindi, come dire, qualche cosina l'abbiamo ottenuta. La questione del testosterone nasce fuori perché un po' c'è questa cosa, no, che l'uomo abbraccia la chitarra e quindi sembra che appunto lo sembra la sua fidanzata, la sua amata, eccetera, eccetera. La seconda cosa sembra sempre che, sì, certo, è logico che la musica è universale e appartiene a tutti, ma noi donne siamo sempre state relegate al pop, mai al rock, mentre invece ci sono anche delle grandissime artiste rock. E non è vero che appunto queste giornaliste che ho intervistato io si intendono solo di musica pop, leggera, o c'era un famoso programma, perché se io penso alla famosa gruppi, musa rock, Pamela DeBar, che lei ha fatto della musica la sua vita, beh, sentirmi dire da una come lei, che veramente è stata a fianco di persone come Jimmy Page, Robert Plant, Mick Jagger, insomma, la storia della musica, che il rock è testosteronico, beh, insomma, io una sera l'ho fatta veramente, come si può dire, un liscio e busso proprio di brutto. L'ho fatta volare, ho detto, ma come ti permetti di dire una roba del genere? Quindi, detto questo, ecco perché non avevamo questi riferimenti. Poi, per quanto riguarda invece la mia scelta, diciamo, su alcune donne che mi hanno chiesto, ma perché non hai messo questa, non hai messo quell'altra? Cioè, non è che potevo mettere proprio tutte, perché sennò facevo una specie di enciclopedia delle giornaliste, no? No, perché qualcuna è rimasta offesa che non l'ho messa nel libro. A me dispiace, io le avrei volute mettere tutte, ho messo un po' più quelle che conoscevo prima. Due, anche quelle che forse per me hanno significato qualcosa. Beh, sarebbe diventata poi una sorta di enciclopedia. Appunto, invece tu non volevi. No, assolutamente. Una connotazione emozionale anche a tutto questo. Assolutamente, brava. Quindi hai scelto anche forse professioniste con cui tu ti sei sentita, no, un po' più in sintonia, sì, oppure sì, che potevano, sì, completare magari un tuo pensiero. Potevano completare un pensiero, un modo di vivere, un modo di essere, anche perché poi, sai, si fa presto parlare il rock. Il rock è anche un modo di essere, il rock è morto. Cioè, come si fa a dire se il rock è morto? Boh, sì, può darsi, non lo so, non credo. Cioè, cosa si intende per rock è morto? Cioè, sembrava quasi appunto che a un certo punto, quando io ero ragazzina, le uniche donne che erano un riferimento, perlomeno in Italia, quando ero molto giovane, mi viene in mente appunto Luttazzi e Arbore, che sono stati anche dei grandissimi personaggi che hanno lanciato, grandi autori. Ho visto uno special su Battisti, fatto da mio carissimo amico, bellissimo, qualche settimana fa. Cioè, anche lì c'era Renzo, perché comunque Renzo veramente era un uomo di grandissimo, ed è un uomo di grande cultura musicale, oltre che, insomma, avere una cultura a 360 gradi.
ma io mi ricordavo veramente, cioè, di Arbore e di Lele Luttazzi. Oppure, mi sembra strano, sto per dire una cosa incredibile, c'era un programma negli anni 70, che forse qualcuno che all'età nostra se lo ricorda, nonché più giovane, che si chiamava Adesso Musica, classica, leggera e pop, che andava in onda su Rai 1, Rai 2, in bianco e nero ancora, negli anni, veramente io ero una ragazzina, dove c'era una donna e un uomo, esatto, la bellissima Vanna Brosio. Allora che dovevo mettere Vanna Brosio? Ma Vanna Brosio io purtroppo non la potevo mettere, perché Vanna Brosio nasceva come conduttrice generale, non era una donna che era nata per... Cioè, Mariana Venegoni nasce con la musica anche, no? Lei la stampa da sempre, voglio dire. Quindi non ho potuto nominare, anche se a un certo punto la volevo nominare comunque, Bonanima, che non c'è più. Perché comunque è una donna che nel 1973-75... in televisione, insieme al bellissimo Lino Fuscagni, facevano questo programma di musica, erano in due, quindi era l'unica donna in quel momento. Poi, su Ciao 2001, e lo cito anche nel libro, c'è una persona che a me dispiace molto, perché poi Ciao 2001 era una rivista storica, insomma, di noi, di quel periodo, anche molto prima. C'era questa donna che io ho amato moltissimo, che ho cominciato a vedere nei programmi di Arbore, questa inviata della musica, cioè lei veramente era una ragazza formidabile, tale Fiorella Gentile, l'abbiamo cercata per mare e per terra, lei ha intervistato tutti, cioè dagli Stones di quel periodo, ma non è stato possibile, è l'unico, come dire, l'unico neo di questo libro che mi sarebbe piaciuto moltissimo avere lei, o almeno la sua prefazione. Volevo dare un po' di potere a queste donne, perché non vengono mai menzionate. Quando vedete anche Sanremo, il dopo Sanremo, sono sempre più gli uomini a parlare, sempre meno le donne. L'unica che urla, grazie al cielo, è Mara Maionchi. È vero. Che mi dicono, ti credo che urla, quella è nomo. No, non è nomo, è una donna che ci sa fare. Poi non andiamo sul personale, quella è così. A me non interessa quello che fa nella vita privata una persona. A me interessa nel lavoro quello che mi dà, quello che mi trasmette, quello che scrive. E quindi, quando anche sei a Sanremo, per dire la kermesse più importante che c'è in Italia, c'è la Maionchi, c'è Mariella Venegoni, il resto, dove stanno tutte queste meravigliose creature? Cioè, nel libro. Grazie, sì, nel libro. Cucciolate nel libro. Vabbè, ma magari nulla esclude un secondo volume, cioè un'altra parte, magari... potresti elaborare questo discorso, no? Il femminile, allargandolo, no? Può darsi. Questa è una bella cosa che dici, ma devo dirti una cosa, un aneddoto un po' particolare. Mi hanno chiesto spesso sul mio primo libro su Zappa, è brava, sul mio primo libro su Zappa mi hanno chiesto se ci sarebbe stato un sequel, e io ho detto che forse, ma non so, io non amo fare il sequel. E la stessa cosa ce l'hanno chiesto, perché quello è stato un libro a quattro mani con Italian Night Clubbing, che è uscito invece dopo due o tre anni dal primo libro, e anche lì abbiamo detto, ah, in effetti anche lì si dovrebbe fare. Su questo devo dire che no, questa è un'operazione che nasce e finisce qui. Allora, perché questo? Perché purtroppo io devo un po' non ricredermi, io ho fatto veramente un atto di grande generosità nei confronti di me stessa e delle donne. La risposta delle donne non è stata altrettanto, e questa è una cosa che mi ha fatto veramente rimanere male, veramente in maniera molto ingenua. Sono rimasta così, fino ad oggi ho avuto una marea di interviste, pagine, cose, recensioni, anche belle, quasi tutti uomini. E quindi questo torna un po' alla prima domanda che io ti avevo fatto, cioè mi fa pensare anche a un'altra questione legata appunto a tutto questo. È vero secondo te che noi donne non sappiamo fare squadra, cioè che non siamo pronte a fare squadra, e quindi evidentemente forse non abbiamo ancora quella forza, quella capacità di dare valore ad un'altra donna, perché non lo so, per un retaggio culturale, per paura che magari dando quel valore perdiamo qualcosa noi, e c'è un po' questo, sì. C'è un po' questa sorta di competizione continua,
E invece gli uomini sanno fare squadra, l'hanno dimostrato più volte, e anche questo potrebbe essere uno dei motivi per cui poi professionalmente e in certi campi riescono ad emergere più di noi, mentre noi, se mettessimo insieme tutta la nostra forza, le nostre capacità, saremmo veramente una forza dirompente. E, no, infatti volevo finire questa cosa di Francesca, perché appunto è una cosa che tengo molto a cuore, nel senso che io credo che fino a quando al mondo ci sarà una sola donna, ma non sto scherzando, eh. Quello non si sente. Allora aspetta, ti metto, ah, non si cambia, se no è peccato. Grazie. Spero che quello che abbiamo detto prima si sia sentito. Finché ci sarà una donna, io che tutte le battaglie, tutte queste menate, il Me Too, tutta questa roba anche, no? Allora, o facciamo veramente delle cose come hanno saputo fare negli Stati Uniti d'America, e alcune cose noi lo vediamo anche dalle serie tipo Netflix, no? Cioè, delle storie che stanno commettendo su le attrici americane insieme, non le mettono in Italia. Io vedere, non so, Little Liars, no? Di con le bugie con Nicole Kidman, si sono messe tutte a fare squadra. Perché queste, allora, loro hanno tanti difetti, ma forse dalle cose brutte imparano qualcosa. Noi abbiamo questa presunzione, ma non vorrei dire né in Italia, diciamo va in Europa. Comunque, qualcosa l'America, come sempre, non a caso, è la prima grande femminista che ha fatto qualcosa a livello, come dire, rivoluzionario, è Gloria Steinem, quindi la donna che io adoro. Ecco, allora, se c'è ancora una sola donna che parla male di un'altra donna, una, non due, che parla male di un'altra donna, che fa le scarpe, e che noi non andremo mai da nessuna parte. Questo proprio lo dico, come dire, di pubblico dominio, perché non è possibile. Gli uomini sono veramente in questo meravigliosi, fanno squadra, hanno questo rapporto cameratesco, sono bravi, si aiutano l'uno con l'altro. Questo libro, a parte due o tre donne meravigliose che l'hanno già fatto, e chi sarà con me anche a Roma ed altre presentazioni, io da alcune persone, cioè dopo, prima delle interviste erano tutte pronte, dopo l'intervista dico che mi dai una mano, magari cosa che manco ho dovuto chiedere, con certe persone che mi sono direttamente, ah, abbiamo letto, vorrei intervistarti, mi hanno detto no, sai, non è possibile questa... Addirittura qualcuno non mi ha neanche più risposto. Beh, io penso che queste cose si ritorcono contro in una maniera incredibile, e non va bene, che siamo nel 2020, quasi 2021, anche se questo è un anno particolare. Quindi questa è la cosa per cui non riprenderò mai più in mano una cosa come Cirox, perché innanzitutto è un lavoro che vuole che si fermi qui, per me, anche perché io vado avanti nella mia vita, come sai sono vulcanica e non mi fermo. E poi perché penso che, cioè, se non è stato capito un gesto del genere, beh, allora... C'è molto. C'è tantissimo da fare. Come dicevamo prima, io penso che sia veramente un retaggio culturale che ci portiamo dentro per prima noi donne, e quindi se noi riusciamo a superare tutto questo e a vederci appunto nella nostra forza anche tutte insieme, si potranno fare tante cose. Senti, tornando al tuo bel saggio, che io ho apprezzato molto, anche perché c'è questa cosa molto, molto carina che tu metti alla fine, cioè la musica che hai ascoltato durante la stesura, e questo è bello perché alle volte dimentichiamo anche, no, dei brani che sono stati importanti, e poi forse oggi c'è una proposta continua e anche molto evanescente, non ci sono più quegli accompagnamenti duraturi che sono stati invece nella nostra vita, nella nostra epoca. Esatto, che magari leghiamo a dei momenti particolari della vita. C'è molta nostalgia anche in questo tuo racconto, di una parte di Napoli che anch'io ricordo molto bene, che è il City Hall, e dove comunque si svolgevano delle serate molto belle, dove c'è passata tanta gente importante, dopo ci dirai.
poi ci sono queste tue foto molto interessanti, belle, con Nash, con Little Steven, insomma, belle. Quindi nel libro vedrete, sono molto apprezzabili. Io pensavo, c'è una persona, un musicista, un gruppo, una musicista che tu avresti voluto intervistare, conoscere, che magari non è più possibile, o perché non c'è più, o perché magari, o magari pensi di poterci arrivare. Ecco, hai ancora dentro di te qualcuno che vorresti, diciamo, avvicinare e vedere nell'umano, no? E non lasciarlo nel mito, oppure ci sono anche dei miti che devono rimanere miti e basta nel tuo ricordo, nel tuo modo di vivere la musica? Grazie. Metti il tuo Sì, cappuccetto. grazie. Voilà. Grazie di questa domanda molto interessante. Dunque, allora sì, diciamo che alcuni miti per me possono rimanere dei miti e basta, stanno bene lì. Sì, c'è sempre la voglia e la curiosità di poter intervistare qualcuno, mi piacerebbe molto. E, io ho avuto la grande fortuna di conoscere Frank Zappa quando ero molto giovane. E avevo 18 anni, aveva un concerto a Napoli nel 1982. Beh, insomma, poi frequentarlo un po' durante gli anni a venire è stato abbastanza interessante per me da tanti tanti punti di vista. Quindi lui, siccome eravamo amici e quindi non era, diciamo, intervistabile da me, poi all'epoca appunto facevo il teatro, una giovane ragazza che appunto voleva fare l'attrice, quindi non facevo ancora la giornalista. E quindi lui mi è rimasto un po' qui, peccato di non aver potuto intervistare il maestro. Ad oggi dico che sì, c'è una persona che proprio veramente c'è ancora e mi piacerebbe tanto intervistare, ed è Bob Dylan. Magari ci sente, Magari ci sente, viene Bob, da can Io you ci hear sto, me? viene da Io ci sto, Bob. Se vieni da Io ci sto, mi piacerebbe Non molto. va, no, bello, ma viene da Io ci sto. Esatto, magari non viene a non va a ritirare il Che noi Nobel, ma siamo viene più qua. simpatici. Certo, perché noi siamo più simpatiche, mi piacciono molto le femmine, Bob Dylan, quindi magari attratto dalla bionda e Allora fai dall'amore. un appello a Bob. Madonna, pubblicamente lo faccio in italiano, in inglese, mi aiutate anche voi. Cioè, Bob Dylan, per favore, lasciati intervistare da me, io ti adoro, cioè, grazie, cioè, perché veramente è un'altra di quelle persone che secondo me è stata la colonna sonora di tanti di noi, continua ad esserlo per qualche modo, in qualche modo, no? E poi ci sono anche le donne che mi piacciono moltissimo, e tantissime autrici. Allora, io ho avuto la fortuna anche di conoscere Lucinda Williams, che è una delle più grandi artiste del mondo, che molti non conoscono in Italia, ma è molto conosciuta in America, nel resto d'Europa. Un altro mio mito femminile è Stevie Nicks, che anche lei mi piacerebbe intervistare. Ho amato tantissimo anche, e l'amo ancora, Patti Smith, anche se per alcune cose, vabbè, io ho un rapporto di odio e amore con Patti Smith. Adoro Joan Jett è meravigliosa, è una grandissima rocker lei, beh, è anche una che ha fatto Outing, insomma, è un personaggio molto interessante. E quindi anche mi piacerebbe molto intervistare Kate Bush, che ho amato tantissimo. Anche lei, ai tempi, no, miei, già lei era, a parte che la trovavo bellissima. Era magica, Era eh? proprio, Era lei era magica. proprio magica, e aveva una sua magia. E Kate Bush, grandissima compositrice. Io ho divorato gli dischi di Carole King, soprattutto Tapestry. Bellissimo. Cioè, veramente tutte queste donne, beh, io le vorrei intervistare tutte, le vorrei incontrare Sì. tutte. Quindi sì, ci sono ancora delle persone che mi piacerebbe vedere, e incontrare e intervistare. Beh, speriamo che qualcuno senta il tuo appello a partire da Bob, che magari verrà da Io ci sto e fa una presentazione con noi. E, sì, c'è anche molta musica italiana, soprattutto nelle interviste, nelle risposte di queste professioniste, il che fa capire che alla fine, voglio dire, è vero, noi per comodità, per consuetudine, guardiamo i generi, però la musica è anche un far confluire, no?
tutto quello che viene anche da direzioni differenti e quindi comunque la storia, diciamo, dei cantautori italiani è stata importante e credo che questo faccia parte anche proprio della nostra storia personale e musicale. Attualmente, se tu dovessi guardare, cioè noi abbiamo avuto un periodo che è stato un periodo d'oro in cui effettivamente io quando parlo ad esempio con i miei figli dico certe volte dico ah ma com'è, senti questo gruppo, senti, ma guarda che questa è roba dei miei tempi, no? E mi fa impressione e allo stesso tempo mi fa tenerezza vedere che loro apprezzino e che stanno scoprendo che comunque prima c'è stato un periodo ricchissimo perché c'è stato 20-30 anni in cui si è concentrato forse il meglio della musica mondiale. Ecco, se tu oggi dovessi guardare al panorama musicale, anche italiano intendo, no? È internazionale. Vedi, secondo te, vedi la capacità di fare musica trasmettendo qualcosa di profondo, no? Perché era anche un modo per dire qualcosa, una rottura, no? Con un sistema, quindi era una forma di cultura, il rock è stato importante in questa fase. E, c'è qualche gruppo, c'è qualche cantante in particolare a cui tu guardi come una possibile promessa, ma ecco, non evanescente come tutte quelle che sono state ultimamente, perché è questa un po' la differenza col nostro, le meteore, sì, è questa un po' la differenza con la nostra epoca, quindi non per fare, no? I vecchiardi che dicono era meglio prima, no, ci sono tante belle proposte, però proprio quella capacità di incidere e di incidere nel tempo, di restare, secondo te è più legata al modo di produrre, di fare musica o anche a come noi ci rapportiamo alla musica stessa e che magari è cambiata? Mi farebbe piacere sapere un tuo parere. Cappuccetto verde, questa volta. Vai, rosso e sparito. Allora, dunque, sì, nella musica noi non siamo passatiste, io forse sono una persona un po' nostalgica, sì. Però indubbiamente per quanto mi riguarda, secondo me c'era allora, il connettivo sociale è molto importante per produrre l'arte, quindi non solo era molto bella quella musica, non solo era bello tutto, era bello il cinema, era bello il teatro, no? Quindi voglio dire, erano grandiosi i pittori, gli scultori, cioè l'arte in generale, perché c'era un fermento, sì. Culturale, c'era un connettivo sociale, per cui se è vero che l'arte va di pari passo con questa cosa, naturalmente sono nati dei piccoli grandi geni, chi più e chi meno. Dei valori. Ovviamente c'erano proprio dei valori, sì. Insomma, quindi è chiaro. Urlare contro qualcosa che non andava bene. Esatto, contro un sistema, sì. No? Che non andava, quindi c'era questa voglia di urlare. Allora, questa cosa che mi piace molto è molto relegata ai giovani. Io credo che la fascia che va tra i 45 e i 60 sta un po' in guaiatella. Dico questo perché? Perché quella che o è un po' rinnegata. Li chiamo i pentiti, le pentite. Esatto, no? Perché paradossalmente quello che mi piace molto sono questi giovani che stanno cominciando a riscendere in piazza, Covid permettendo, che come brutto per questo nome che sembra veramente... Sì, è un nome brutto, che sembra, non so, è il nome di un farmaco, ma che non è un farmaco. Sembra il nome di un supermercato, ma brutto. Quindi vabbè, comunque io posso chiamarlo coronavirus, che almeno c'è la parola virus. Vabbè, io non lo so perché non ci credo molto a questa cosa, però potrebbe essere. Detto questo, quindi oggi sì, sicuramente ci sono delle persone, c'è Mali Kayane, mi piace moltissimo in Italia, mi trasmette delle emozioni lei, devo dire. Però se io devo pensare a portare, lei, dico lei, come per dire... anche degli altri artisti italiani, mi piace molto Moro,
per esempio. Un periodo mi è piaciuto anche molto Morgan, ma sempre Morgan già è più avanti, no? con gli anni, perché sì, Morgan sì, al di là sì, di tutto quello che fa nei casini, perché è un po' pazzarello, però secondo me è un artista straordinario, enorme, per, questo per quanto riguarda l'Italia. L'Italia ha avuto una grandissima scuola del cantautorato, sì, maschile molto forte, non c'è dubbio, ma anche femminile. Io penso a una grande artista come Teresa Resio, sì, ma meravigliosa, ma noi abbiamo, non per elencare che sono a Napoli napoletane, ma Jenny Sorrenti, che è una donna che ha fatto il rock progressive, dove in Italia chi è che faceva il rock progressive in quegli anni? Lei l'ha fatto, però Alan, il fratello, è diventato sì, molto famoso, sì, anche lui, anche Alan Sorrenti, ha fatto delle cose bellissime, bellissime, ma proprio pazzesche molto prima di diventare più commerciale. E quindi voglio dire, anche loro venivano dalla musica prog, il prog a Napoli era meraviglioso, questa è una città molto musicale, grazie al cielo viviamo in questa città dove veramente la musica l'abbiamo respirata da sempre, poi a casa mia in particolar modo, mio zio musicista che c'aveva il gruppo suo a Napoli, insomma, poi mia madre che amava la musica e ha vinto una coppa, insomma, voglio dire, poi anche però non ha fatto la cantante perché mio papà era geloso, sono tutte queste cose così. Sempre, però tra i giovani sicuramente ci sono queste persone che mi piacciono, però insomma non posso dire che mi fanno battere il cuore. Io l'altra sera ho visto un documentario, una biografia in due parti sui Led Zeppelin e dice ma tu torni sempre lì, capito ragazzi, ma quella era una grande musica. Non ho potuto fare a meno di commuovermi davanti alla bravura di questi. Erano ragazzini, cioè, i Beatles, gli Stones, è vero, cioè, è vero. Per questo dico che il connettivo, è vero. Erano ragazzi di 18-20 anni che componevano della musica pazzesca. E perché oggi non è più possibile? Perché? Perché non c'è più. Quindi le case discografiche, ci sono ancora, ma boh. Ormai tutto è Coca-Cola, è marketing, è Facebook, è Instagram, io sono la prima che strombazza sui social, ma è così, è tutto così, via, una evanescente, una soffiata di vento. Una toccata e fuga. Sì. Una toccata e fuga, grazie poi, Clelia. Poi un'altra cosa a cui io pensavo adesso, mi hai fatto pensare tu mentre dicevi queste cose su cui sono molto d'accordo, è che non c'erano i talent e probabilmente bisognava cercarla una strada per emergere con una caparbietà e una voglia, un desiderio, un fuoco dentro che veramente ti spingeva poi a una tenacia, appunto, un coraggio, a proporre, a dire, ed è un po' quello che io dicevo, cioè questa voglia di urlare, no? Nel rock, nella musica in genere, che era connotata da qualcosa, un bisogno di dire qualcosa un po' contro una cultura anche mainstream, e quindi di riuscire a esprimersi. Forse, probabilmente, anche se io non voglio demonizzare i talent, però probabilmente è come se tutto questo avesse un po' appiattito questi stimoli, questo coraggio, quindi anche nei giovani, allora magari dicono è più facile passare per una cosa di queste, poi la TV, poi mi vedono, poi vendo il tot di dischi ed è fatta. E quindi YouTube, anche questo appunto dagli anni 90 in poi, quindi internet ha cambiato anche il nostro modo di ascoltare la musica, penso anche a Spotify, e certe volte mi chiedo ma c'è qualcuno che va ancora a comprare i CD, che va ancora a comprare i dischi? Adesso c'è un po' il ritorno del vinile, che è bellissimo, però anche questo forse incide su tutto, sulla produzione, incide sul modo, sull'offerta, no? Sulla presenza anche di tanti gruppi, quindi è chiaramente un segno di questi tempi che cambiano. Senza dubbio. E vogliamo vedere se c'è qualcuno che ha una curiosità, una domanda da fare alla nostra autrice qui. Non
Non siate timidi. Non siete timidi, una curiosità, no? Ha conosciuto anche un sacco di gente importante, cioè veramente è bello vederti comunque anche queste foto, perché fa capire anche la voglia che tu hai avuto. Carissimo amico. Dopo ti regaliamo una cosa. Grazie. Ci sto. Una cosa molto bella. Grazie. Pino l'ho conosciuto molto bene dall'87. Conosciuto al Teatro delle Vittorie al 91-92, siamo stati grandi amici, grandissimi amici. No, ecco, forse una domanda te la faccio io. Finisco questa cosa su Pino. Se no me lo dimentico. Quindi posso dire che Pino, anche lui è stata una delle colonne sonore della mia vita molto importante. Quando lui è uscito fuori con i suoi primi dischi, io piangevo, davvero mi emozionava la sua musica più che le sue parole all'epoca, perché lui è stato un grandissimo musicista. E anche un grande amico per me, infatti io veramente rimpiango per quel Pino lì, perché poi quando è andato avanti negli anni ci siamo persi di vista, perché mi sono sposato, lui si è sposato con Fabio, vite diverse, ritrovarmelo soltanto al funerale è stato molto triste, sì. Voglio dire, questo è, non so, c'era una domanda forse? Sì, sì. No, non era una curiosità più che una domanda, anche per magari me proprio. Magari noi la ripetiamo, se tu la dici la ripetiamo qua. Poi. No, io lo sapevo, secondo te, siccome quando tu hai citato il rock hai citato praticamente anche nel periodo storico più bello, no? Quello degli anni 70, 80, 60, cioè quasi tutti autori americani o inglesi, no? Che dall'Inghilterra sono lì in America, eccetera. Ma non potrebbe essere anche che noi comunque europei da Londra in giù, voglio dire, soprattutto italiani o la Francia, hanno un altro modo di esprimersi, perché noi in fondo abbiamo avuto una grandissima musica in Italia, ci sono dei cantautori e c'è una musica molto bella anche in Italia, ci sono più legata e diversi, sì, ecco, certo, voglio dire. No, perché non è che non c'era un rock, noi potremmo dire un rock e potrebbe essere bennato, dico per assolutamente dire, no? Edoardo lo sta. In qualche modo ecco anche Vasco Rossi, insomma, in qualche Vasco modo. Rossi lo è in qualche modo. Poi ho capito che voi dite non c'è la struttura, non ci sono i Zeppelin, non ci sono gli SDC. Noi l'abbiamo ereditato all'America, proprio. No, non è che l'abbiamo ereditato, perché in Italia c'è una fusion, no? Sì. Soprattutto a Napoli. Beh, noi siamo Napoli stati, soprattutto. Siamo stati molto influenzati. Allora, sentiamo che ne pensa, Alessandra. Cioè, tu, questa, diciamo, idea che il rock sia comunque legato anche al territorio, sia nato... chiaramente in America, perché magari è legato ad un particolare modo di esprimere attraverso la musica. Anche noi la lingua è importante. Abbiamo avuto, anche la lingua, certo, incide, abbiamo avuto il pop, il cantautorato, che ne pensi? Allora, io penso innanzitutto che la musica è internazionale. Appunto, quindi, se è bella, è bella. La musica, mi diceva sempre Frank una cosa bellissima, Zappa. C'è buona musica e brutta musica, non esiste la via di mezzo, quindi o una cosa ti piace o non ti piace. Detto questo, c'è da dire una cosa importante, che è vero, noi abbiamo avuto una grande scuola, cioè nel nostro cantautorato, vedi adesso il film su Paolo Conte pure, no? Cioè, Conte è conosciuto in tutta Europa perlomeno. Sicuramente l'italiano in particolar modo, noi siamo un po' esterofili. E quindi, però, insomma, quella musica che veniva non solo dall'America, perché c'è stata tutta una scuola che si chiama British Invasion, quindi Led Zeppelin, degli Beatles, bravissima. Cioè, ragazzi, quelli hanno fatto una rivoluzione culturale da paura. Allora, noi magari siamo stati bravi nelle arti visive, in altre cose, ma non davvero... Non... Poi, è vero che, mi rifaccio a lei che ha detto che ha fatto del rock. Allora, è vero che forse apparentemente il rock... non nasce in Italia, ripeto, però c'era della bellissima musica anche qui, e mi rifaccio al rock progressivo. Io penso a gruppi come gli Osanna, come James Senese e Napoli Centrale. Infatti, questo, quindi abbiamo avuto anche... Quindi noi, almeno però è anche a Napoli, molto Napoli che c'è questa Napoli fusione, c'è una magra, non c'è una cultura musicale in Italia, musica, se non quella napoletana. Perché c'è una musica molto fusa, a Napoli c'è tutto. Brava Clelia, c'è una fusione. È anche un fatto culturale, antico, di dominazioni, di cose che esatto. ha...
voglio dire, creato un genere che secondo me poi è anche particolare. Assolutamente, perché se tu vuoi, da Napoli vengono sempre fuori poi delle cose piuttosto originali. Ma sempre, le chiavi on travel, le Alma Negretta. Non solo nella musica, anche solo nel teatro. Nel teatro, nel cinema. Poi lì torniamo un po' con la letteratura, nella filosofia. Però è stato da un certo periodo in poi. Ovvio. Cioè, comunque, cioè, sul retaggio di quello che succedeva altrove. Ma noi c'eravamo lì. Ma Mario Musella... Edoardo ascoltava Bob Dylan. Sì, no, sempre questo anche Johnny Hooker, che lo conosciamo cioè, bene. Si ispirava a quelli là, insomma. Ed erano fonti di ispirazione, certo. E poi dopo è nata una nuova corrente nostra, personale. No, quelli no. Anche originale. Lei, James Senese, Anna, eccetera, eccetera. Beh, ma sono nati in quel periodo loro, eh? Sì, sì. È chiaro che ascoltavano e mangiavano molto di quella roba lì americana, ma soprattutto tutti che mangiano pane blues. Il blues è la, sì, la madre. Penso che però... ognuno ha le proprie origini musicali. Noi abbiamo il melodico. No, noi abbiamo la canzone La Puletana. È vero la quello che dice lei. Abbiamo l'opera. Noi abbiamo l'opera. Loro che hanno il country, hanno altre origini musicali. Sì, il certo. Blues. E questo il blues è la prima cosa, però. Io come ho scritto il mio... Comunque. Dici qualche altra cosa sul tuo libro, che è, insomma... Vabbè, insomma, c'è il rap, comunque. Il tuo libro? Tesoro, io adoravo il rap. Sono provocatoria. Devi, ti prego, il rap. Beh, tra l'altro tu sai, no, che il rap, giustamente, sicuramente lo saprai, perché se l'hai menzionato, il rap nasce negli anni 70 come, come dire, una musica contro e di scontro. E nasce anche quello come, come dire, un clash, no? Quindi adesso dovrebbe... si sta incasellando anche quello, però. Adesso, sono già 15 anni ormai, purtroppo. Quindi, perché l'hip hop, che la gente dice l'hip hop nasce anche quello come movimento culturale. Quindi è che tutto ormai sta andando a finire in quella direzione lì. Non voglio fare adesso troppo la passatista, sennò la gente si pensa, no, signora, tra un po' parleranno tutti quanti così. Compratevi il mio libro, Scirox, e capirete tante cose. Comunque, questo volevo dire. Perché ci sono scritte tante cose che appunto dico non solo io, ma lo dicono anche. Comunque, effettivamente, se riprenderemo il discorso del libro in un'altra occasione, probabilmente anche in un altro posto, in un altro luogo, sì. È interessante anche il discorso, quello che facevi tu, di capire un po', perché poi alcune giornate, senza fare nomi, eccetera, di capire come mai di capire come mai la risposta a questo libro a quello che hai detto tu prima sia stata un po', diciamo, un po' vaga, cioè un po' si sono un po' come diversificata invece di fare squadra. Subito dovevo essere intervistate, sì, grazie. Non ho avuto mai bisogno di farlo perché ho una casa editrice che è bravissima. No, infatti, però è interessante. Cioè, a qualcuno, mi dai possiamo dire che è anche un atto di generosità andare a cercare quelle che sono state le protagoniste di un'epoca, andarle a intervistare e fare spazio nel proprio lavoro e dire guarda, ti metto a fianco a me, sì, facciamo insieme interesse da parte, esatto, loro, facciamo proprio perché la voce femminile si fa sentire meno, tu hai fatto un grande lavoro perché sei stata generosa e quindi se ci dispiace se hai avuto qualche delusione, nel senso che non sono state tutte contente, ma secondo me sono passi che sono importanti proprio per il discorso che facevamo all'inizio, cioè del fare squadra al femminile e fra l'altro voglio dire è un lavoro ottimo perché restituisce a noi ma anche a chi non l'ha vissuta quell'epoca e ce la restituisce attraverso delle protagoniste e delle professioniste, compresa te, comunque di musica che ha fatto la storia e che probabilmente è legata anche ad una memoria individuale, no? Soggettiva, perché tanti di noi hanno legato dei momenti della vita personale a dei brani, a dei pezzi. Ad esempio, io ricordo che mia sorella mi portò a vedere il concerto di Frank Zappa allo Stadio San Paolo. E io ero piccolina, cioè anche tu, ma non ci conoscevamo. E per me fu una cosa strabiliante, perché io non avevo idea. E mia sorella più grande che ascoltava musica... Teatro concerto. Vedi? Lui faceva teatro concerto. E vedi come è importante anche...
anche quello che uno poi ha respirato nella propria famiglia, no? E quindi che cosa in qualche modo si riesce anche a trasmettere, e non li lasciamo proprio da soli avanti anche a YouTube, cioè raccontiamo che cosa c'è dietro la musica, che cosa uno ha vissuto, è bello. E... Ma noi abbiamo un grande musicista, ti prego. Vieni. Abbiamo un grande musicista, vieni, accomodati. Ciao, buonasera. Mi trovavo per caso qua, poi ti ho visto. Ma come per caso? No, vieni, non lo sapevo. Girovagava per comunque modo. Vedi che questo è un libro che va portato in giro, perché riunisce alla fine le persone non solo appassionate di letteratura, ma appassionate di musica, ma anche i ricordi che ognuno di noi può mettere insieme, perché poi la memoria è fatta dai ricordi personali, ma da quello che insieme noi costruiamo e ricreiamo una cornice del ricordo collettivo, che è importante anche da, in qualche modo, da trasmettere, perché bisognerà pur ricordare che c'è stato qualcosa prima, no, di tutto quello che adesso vediamo. Vuoi aggiungere qualcosa, Alessandra? Beh, Alessandra ha scritto un splendido libro su Frank Zappa. Lo stavamo dicendo adesso. Avete detto, eh? Aspettava per te. Grazie a Patrizio Trampetti, grande autore, che ci è venuta a trovare, alla mia amica Crelia Rondinella, che ci è venuta a trovare, tanti amici, mia cugina, insomma, tante persone che mi fa piacere vedere, tra l'altro, perché io da Napoli sono andata via troppo presto, forse, e non rinnego nulla, perché comunque se sono riuscita a fare tutto quello, se sono riuscita ad amare anche la musica, di quella musica di cui ne parlo qui dentro, a conoscere Frank Zappa nell'82, perché la mia caparbietà di conoscere il genio, e anche perché comunque ha queste radici sicuramente molto importanti per me. Ma tu c'eri a quel concerto, io andavo di Frank Zappa all'Euro. Euro, beh, cioè, lì c'ero proprio, ero nel backstage lì. Io l'ho visto la prima volta nell'82 a Napoli, a San Paolo, in realtà l'avevo visto già a Palaeuro, più avanti, più quello era l'88, quello è stato l'ultimo tour di Frank. Non era pieno il San Paolo, ti ricordi? Ma no, perché c'erano stati due grandi concerti quei giorni, gli Stones e Zappa. Fu un anno pazzesco, un anno di quell'estate. Io dico, no, ma io qua non me ne fregava niente di San Giorgio Conce Zappa. Ritornare a Shirox, luglio, infatti, sì. Io inizio il mio libro dicendo luglio 1982, stadio San Paolo. Sì. Comunque, per tornare al fatto della musica, sì, sicuramente la mia napoletanità, che qualche volta ho anche rinnegato, ma questo per questioni molto personali, molto troppo personali. Poi mi portano sempre ad avere, invece, poi a riconoscere che anche questa passione per la musica, e vorrei dire che questo è per il blues, perché io amo follemente il blues, beh, questo me l'ha regalato Napoli, perché Napoli è la prima città blues che io abbia mai conosciuto, ed è una città blues per antonomasia, quindi se c'è una città blues in Italia, questa è Napoli. E in She Rocks di blues ce n'è tanto, perché il blues è la mamma, è la base della musica. Sbaglio, Patrizio? No, sì, certo. E quindi veramente grazie. Oh, allora, se c'è qualche domanda o qualche curiosità, così poi c'è qualche domanda, qualche altra curiosità, così approfittiamo di Alessandra e ci racconta qualche altra cosa. Avete tutto nel libro. Tutto nel libro. Allora, vorrei ricordare che ci sono le copie di She Rocks qui da Io Ci Sto. Passate, le trovate, vi leggete questo libro che è molto bello e vi ascoltate anche tutti i consigli musicali che sono alla fine, perché sinceramente anche io che ascolto tanta musica ho detto, oh, ogni tanto leggevo, oddio, questa non la sento da una vita, oddio, guarda che bella, e questo è un viaggio anche un po'
all'indietro, no? Un viaggio nel passato che ti fa, sì, ti fa riscoprire comunque una musica che non musica passa mai. No, ecco, è sempre verde. È sempre verde, sì. Come noi, noi. Sai, certo. Tu sei rock. Noi siamo rock. Noi siamo rock. Noi siamo rock. Io volevo ringraziare... Sì. E ringraziamo anche la libreria. Esatto, io volevo... Te lo ripasso così tu fai i tuoi. Allora, io faccio i miei ringraziamenti cambiando sto cappuccino bellissimo, verde, la speranza. Allora, io volevo ringraziare innanzitutto la libreria che ci ha ospitato, Io ci sto, che mi è piaciuta tantissimo. Tornerò sicuramente con i miei lavori e spero presto, insomma, di qualche altra cosa, perché magari questa volta mi voglio cimentare con un romanzo, anzi sto già scrivendo in realtà. E soprattutto voglio ringraziare veramente di cuore la mia cara Francesca Marone, che è veramente una stella, una luce, e ti ringrazio molto. Anti-Covid, ma ci tocchiamo, e mi piace sempre quello che dici, quello che scrivi, quello che fai. Ti ho voluta fortemente con me in questa avventura a Napoli. E ringrazio ancora una volta la mia casa editrice, che è Volo Libero Edizione, Claudio Fucci, Luca Trambusti, che sono bravissimi a portare in giro questo libro e hanno creduto in me subito, immediatamente in quest'idea. Quindi grazie a tutti quelli che sono venuti, un abbraccio, anche se non vi potrò baciare tutti. Grazie, grazie di essere stati con noi.